in collaborazione con Autofornitura Orvieto, da 50 anni al tuo fianco. Cantina Foresi. Autocarrozzeria 88, ovunque con te. Vetria Corporate Campus. Liberi di informare, liberi di essere informati, è stato il tema che per due giorni ha visto succedersi molti relatori ad Orvieto in un convegno organizzato e promosso dal progetto A Testa Alta dell'Associazione Lettori Portatili in collaborazione con Articolo 21 unitamente a vari enti istituzionali che hanno offerto il proprio patrocinio. Beh, è successo che eravamo io e un'altra troupe della 7 che stavamo facendo delle riprese, semplici riprese di esterni della chiesa madre di Isola di Capo Rizzuto, e sono uscite due persone dalla canonica di Don Scordio, hanno cominciato a insultarci, dopodiché non so che cosa è successo, hanno tentato di aggredire il cameraman, il mio collega, minacciandolo di morte. Poi abbiamo visto che hanno inseguito i colleghi della 7 tentando di investire il cameraman della 7, abbiamo sentito delle urla, questo con la macchina. E noi nel frattempo siamo scappati, siamo infilati in macchina e la stessa macchina che aveva tentato di investire il collega della 7 è tornata indietro e c'è stato un inseguimento vero e proprio all'interno proprio degli isoli di Capo Rizzuto, finché siamo rimasti bloccati in un vicolo cieco e abbiamo visto che ci fotografavano, abbiamo fotografato anche noi e questa macchina a quel punto è andata via. Tema delicato ed attuale, quello dei tentativi legati alla collusione politica-mafia di imbavagliare l'informazione. Sono migliaia infatti i giornalisti che a testa alta hanno svolto il proprio lavoro incuranti dei tentativi di porre loro un bavaglio, o peggio, di minacciarne la stessa sopravvivenza. Angela Caponnetto, lei ha subito una minaccia durante lo svolgimento della sua attività investigativa quale giornalista da organizzazioni malavitose del Sud Italia. La domanda che voglio farle è una: cosa prova un giornalista quando viene minacciato, quando si tenta di imbavagliarlo mentre tenta di far emergere una verità che altri vogliono coprire? La sensazione immediata è di rabbia. La prima sensazione immediata è di rabbia, desiderio profondo di potersi appoggiare a qualcuno. In questo caso ovviamente di potersi appoggiare all'ordine dei giornalisti, alla federazione della stampa, a tutti quelli che ti possono dare sostegno in quel momento e alle forze dell'ordine, alla magistratura. Questo è quello che ho fatto nell'immediato, avvertire immediatamente le forze di polizia, la magistratura e poi immediatamente farmi aiutare dalla mia redazione e dalla federazione. E devo dire che questo è arrivato, c'è stata tanta solidarietà e la situazione nel mio caso, che non è gravissima come nel caso di alcuni colleghi che purtroppo si ritrovano invece sotto scorta, in quel momento, in quel frangente, si è fermata lì. Quindi la rabbia poi è stata contenuta anche dal sostegno della comunità e dei colleghi. Si prova paura? La paura c'è sempre, la paura c'è anche adesso. Non soltanto per quell'episodio, ma per altri episodi che si verificano costantemente. Occupandomi di immigrazione, questo è un momento molto difficile, per cui ci sono minacce che arrivano in maniera velata e non velata anche in altre circostanze, sui social eccetera. La paura c'è, certe volte me lo chiedo, sto tornando a casa da sola, non ho nessuno, è buio, se qualcuno mi vuole fare del male può farlo, però la paura non ci ferma, la paura è propedeutica per andare avanti. Oltre che di riforma del sistema radio-televisivo, si è parlato anche di immigrazione. Noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro paese. È inutile che facciamo finta che non sia così. Ne abbiamo bisogno a condizione che sia fatto in modo sicuro, organizzato e che non suscita problemi nel nostro paese e soprattutto non provoca morti nel Mediterraneo.
Stefano Corradino, che ha coordinato questo importante convegno qui a Orvieto sulla libertà di informare e di essere informati. Proprio questa mattina c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che dice che i migranti servono al nostro Paese. C'è anche una risposta di Salvini che dice che il Premier ha bisogno di un medico. Chi dei due ha ragione secondo te? Di sicuro il tema dell'immigrazione si presta a dichiarazioni normali e a dichiarazioni, diciamo, per usare un eufemismo, estemporanee, insomma, quantomeno assurde. Il tema dell'immigrazione porta con sé un dibattito che coinvolge i media, coinvolge i giornali, coinvolge i social network, in cui si legge di tutto, a dimostrazione che in qualche modo il social network è davvero una metafora e una finestra molto, molto rappresentativa del paese reale. I giornali li abbiamo letti anche negli ultimi tempi, ci sono quotidiani che hanno titolato in questi mesi, in questi anni, gli immigrati portano la malaria, gli immigrati sono portatori di malattie, e in campagna elettorale abbiamo vissuto anche una fase in cui immediatamente prima delle elezioni, prima del 4 marzo, il tema dell'immigrazione era il tema portante. Siamo all'invasione. Siamo all'invasione degli immigrati nel nostro paese, per poi scoprire il giorno successivo che il tema non era più cruciale. Allora, questo dimostra che molto spesso ci sono dei temi, e purtroppo il tema dell'immigrazione, che è il tema fondamentale in questa fase, diventano per alcuni strumentali per una campagna elettorale. Quanto conta il linguaggio? Il linguaggio da questo punto di vista è fondamentale. Ci fu una ricerca americana qualche anno fa. Misero alcuni studenti in una stanza, gli fecero vedere lo stesso video. In quel video c'erano delle macchine che correvano, e a un certo punto queste macchine si scontravano tra di loro. A un certo punto divisero quel gruppo in due filoni. Allora, a un gruppo gli chiesero a quale velocità andavano quelle macchine che correvano così forte. All'altro gruppo chiesero a quale velocità andavano quelle macchine che si stavano schiantando. Entrambi avevano visto lo stesso video, ma il solo fatto che qualcuno alludeva allo schianto rispetto alla velocità tradizionale aveva indotto quelle persone a pensare che fossero una velocità diversa. Quindi nei due gruppi entrambi avevano visto la stessa cosa, uno diceva che le macchine andavano a 180 all'ora, le altre a 140. Questo dimostra che il linguaggio deforma il pensiero addirittura. Il linguaggio modifica la percezione che noi abbiamo degli avvenimenti. Possiamo parlare di invasione, e se c'è qualcuno che ce lo dice, noi ne siamo convinti, anche se i dati statistici poi affermano che, come è chiaro, sono arrivati il 10% in meno di immigrati rispetto allo scorso anno in questo mese. Quindi conta davvero molto. Il problema immigrazione è tanto più grave perché ovviamente coinvolge anche i minori. Secondo le stime dell'UNICEF, nel 2017 ammontano infatti a 28 milioni i minori che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case per via delle guerre, interne ai paesi di appartenenza, e molti di questi sono finiti nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Una delle tratte migratorie più pericolose, sempre secondo l'UNICEF, è quella del Mediterraneo centrale, che collega l'Italia alla Libia e che l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha definito come l'area attraversata dai flussi migratori più mortale al mondo, con un numero di decessi che dal 1 gennaio al 13 dicembre 2017 è stato pari a 3.095 persone. Nello stesso periodo, sulla base di dati certi, sarebbero stati 15.000 i migranti bambini non accompagnati che hanno percorso la tratta infernale. E di questi almeno 400 sarebbero morti nella traversata verso l'Europa. Ma il dato sommerso, con molta probabilità, è di gran lunga maggiore. Un convegno dei contenuti attuali e drammatici, il cui scopo principale è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica. Sebbene il risultato, il riscontro presso l'opinione pubblica, non è stato, secondo gli organizzatori, conforme alle aspettative.
Gabriella Maltese è il presidente dell'Associazione Lettori Portatili, organizzatore e promotore di questa importante iniziativa ad Orvieto, un'iniziativa di alto profilo e di livello nazionale. Grazie. Noi siamo contentissimi di essere riusciti a portare in porto questa iniziativa, pur con tutte le difficoltà che si possono immaginare. E siamo molto felici e onorati di quello che abbiamo avuto, cioè di tutto quello che le persone invitate ci hanno saputo dare e trasmettere. Il dispiacere è solo che la cittadinanza cui secondo noi era rivolto questa iniziativa, più ancora che ai giornalisti, ecco, è stata molto poco presente. Purtroppo è un problema frequente a Orvieto, lo sappiamo, ma avevamo pensato che un'iniziativa di questo tipo riuscisse a scalfire altri interessi e portare più persone qui da noi, perché si trattava di un impegno che noi abbiamo definito civile e di responsabilità sociale, quindi manifestarlo pensavamo che fosse importante. Purtroppo evidentemente non siamo riusciti ad arrivare al centro del problema. Comunque ne uscite a testa alta perché avete avuto il coraggio di portare avanti un'iniziativa difficile, certamente in un contesto difficile come quello orvietano. Sì. E altrettanto a testa alta auguriamo che i problemi, questo come altri che speriamo di portare avanti anche negli anni futuri, si vadano quantomeno alleviando, ecco, perché risolverli sarà sempre molto difficile.